Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo del DLC, non dei contenuti che sono stati rilasciati, ma dei grandi assenti di questo aggiornamento, perché nella giornata di ieri sono arrivati parecchi tweet davvero interessanti. E in questo video, raga, vi farò vedere alcuni dei veicoli mancanti, vi parlerò di un evento free mod che arriverà presto in GTA Online. Ma prima di tutto voglio partire da un tweet di Tez riguardante i taxi, perché i taxi non serviranno solo per spostarsi nella mappa tramite viaggio rapido, ma sarà anche possibile lavorare come taxisti. Il prezzo del taxi è di 650.000 dollari, altrimenti c'è il prezzo speciale di 487.500 dollari. Non ho ben capito, raga, come si sblocca il prezzo speciale, perché purtroppo il mio inglese è una merda. E c'era scritto qualcosa riguardante il livello 25 delle sponsorizzazioni dell'Arena War, oppure di completare 10 corse consecutive con il taxi. Non so dirvi quale di queste due cose servirà per sbloccare il prezzo speciale. Ma frenate l'entusiasmo, raga, perché purtroppo queste missioni da taxisti e l'acquisto del taxi non arriverà prima del 2023. Si parla delle prime settimane dell'anno nuovo. Altra cosa che purtroppo non mi ha fatto molto contento, il taxi sarà un veicolo della Pegasus, quindi se sarà come gli altri veicoli Pegasus, non potremo modificarlo, perché anche il veicolo dei Bagnini non si può modificare né le prestazioni né tantomeno l'estetica. Chiudiamo il discorso taxi, ma rimaniamo sempre in tema auto, perché ieri sul social club Rockstar è apparso questo messaggio. Voglio ringraziare Nico che me l'ha girato su Instagram, grazie Nico, sei un grande, e sto parlando raga del messaggio riguardante il veicolo trofeo della Community Challenge, perché tra il 16 e il 18 di dicembre tutti i giocatori di GTA Online riceveranno quest'auto. Il nome dell'auto è The Classe Tahoma Coupé e la riceveranno tutti i giocatori. Anche se voi non avete partecipato a nessun colpo in quel periodo, riceverete quest'auto come regalo. Anche se comprate GTA stamattina, create l'account, giocate un'ora, in questi giorni riceverete quest'auto perché è un regalo che fa Rockstar a tutta la community. Ve lo fanno a prescindere, raga, quindi tranquilli che quest'auto vi arriverà a tutti. Vi ridico la data tra il 16 e il 18 di dicembre. Come al solito, raga, è un messaggio del social club Rockstar. Se la macchina non vi arriva, io non posso farci niente. Scrivete al supporto Rockstar. Io le notizie ve le do quando le dice Rockstar o quando le dice Tez. Perciò se non vi arriva, non è colpa mia. Chiudiamo col veicolo trofeo e vi mostro 9 auto che arriveranno prossimamente in GTA Online. Nelle immagini ce ne sono di più, ma ce ne sono 3 che sono già state rilasciate. Le altre 9 sono tutte auto che arriveranno prossimamente. Purtroppo non posso dirvi l'ordine in cui usciranno, ma tranquilli raga che arriveranno. Penso che sarà come sempre, faranno uscire un'auto a settimana. Partiamo da leggendari e come potete vedere sono tutti veicoli nuovi a parte la Annis 300 e la Entity che sono già stati rilasciati, cioè sono nuovi ma sono già disponibili in game. Quanto riguarda la moto e le altre 3 auto arriveranno nelle prossime settimane. Spostiamoci su Sauter San Andreas perché anche qui abbiamo ben 4 veicoli che ancora devono essere rilasciati. Come potete vedere, i veicoli sono ben 5. L'unico veicolo che è già stato rilasciato è praticamente il furgoncino Volkswagen, il furgoncino degli hippie. Tutte le altre macchine arriveranno nelle prossime settimane. Devo dire che questa volta le macchine lasciano abbastanza a desiderare. Almeno a me, a primo impatto, non c'è stata un'auto che mi ha fatto dire wow, che bella. Fatemi sapere voi nei commenti qual è la vostra auto preferita di questo DLC. Chiudiamo il discorso auto e parliamo degli eventi free mod che arriveranno prossimamente in GTA Online. E voglio partire da un tweet di Wildbrick. In questo tweet, raga, c'è anche un piccolo video. Dopo vi descriverò il video, purtroppo non ho la tecnologia per mettervi il suo video nel mio video. Scusatemi, raga, vi prometto che fra un po' comprerò un computer. La mia paura però è di non saperlo usare. Ma questa è un'altra storia. Torniamo al tweet di Wildbrick e a questi nuovi eventi free mod.
Vi mostro il tweet e vi dico in soldoni che cos'è questo evento. Praticamente ci sarà una cassa da raccogliere una volta al giorno e sembrerebbe che questa cassa la mette Geralt. Sì, raga, avete capito bene, il buon Geralt lascerà questa cassa in giro per la mappa. La cassa conterrà soldi o snack o munizioni. Vista così, letta così, non sembrerebbe niente di che. Ma staremo a vedere come sarà questo nuovo evento. Parliamo di un altro evento che arriverà in GTA Online. Non è un tweet di Tez, non è un tweet di Wildbrick, ma è un tweet di una persona altrettanto fidabile. È la persona che ha creato la mappa che io uso per guardare i portieri. Vi lascio qua anche il sito internet dove potete trovare questa mappa. Andate su Google e scrivete questa cosa, gtaweb.eu. Tranquilli raga, è un sito internet, non dovete scaricare niente, non dovete dare email, numeri di telefono, non è un'applicazione, è un normalissimo sito internet. Io lo uso da ormai 2 anni, non ho mai avuto problemi e ho sempre trovato tutto. E il suo tweet dice questo: ci saranno degli eventi free mod riguardanti delle rapine ai negozi di snack. La cosa che non è né chiara a questo ragazzo né ad altri è come si svolgerà questo evento. Nei file di gioco sono solo riusciti a capire che è una rapina ai negozi di snack. Non si capisce se la rapina la facciamo noi, ma non penso perché già lo possiamo fare. Magari si potrà intercettare la rapina o magari rapinare a noi stessi i rapinatori. Adesso non lo so, raga, queste sono le prime cose che mi sono venute in mente. Ma comunque sappiate che c'è la possibilità che arriverà anche questo mini evento free mod di queste rapine ai negozi di snack. Fermi tutti, raga, mentre stavo registrando questa parte sono arrivati altri 2 tweet di Wildbrick riguardanti degli altri eventi free mod in arrivo in GTA Online. Partiamo dal primo tweet e dal primo evento. Commerciante di strada si chiama. Praticamente potremo vendere della droga a degli NPC in giro per la mappa. Sotto questo tweet, raga, c'era anche un piccolo filmato di come si svolge la cosa. Vi metto delle immagini, scusate la qualità, ma ho fatto gli screen dal telefono. Come vi ho detto prima, non ho le tecnologie per fare questa cosa, scusatemi. Se siete curiosi di vederlo, raga, andate su Twitter. Cercate il profilo di Wildbrick, praticamente si chiama Wildbrick142 e i primi tweet che vedrete saranno quelli. E sotto al tweet c'è appunto il filmato. Vi leggo comunque la traduzione così per capire meglio cosa saranno questi eventi. Commercianti di strada. Ogni giorno puoi trovare un venditore ambulante in un luogo diverso e vendergli della droga. Devi possedere le rispettive attività per poter vendere qualsiasi cosa. I prezzi cambiano ogni giorno e anche i rivenditori hanno una preferenza per il prodotto per il quale pagheranno di più. Quindi praticamente andremo in giro a fare gli spacciatori, sputapalline, in poche parole. Questo qui, raga, è veramente il DLC dei fattoni. Complimenti a mamma Rockstar, ha spinto ancora di più sull'acceleratore. Passiamo ad un altro tweet di Wildbrick, sempre riguardante un nuovo evento free mod, che sarà un evento con un collezionabile quotidiano. Vi leggo direttamente la traduzione del tweet. Questo evento si chiamerà Stash House, un collezionabile quotidiano in cui irrompi in un nascondiglio contrassegnato da un puntino viola. Fai fuori gli spacciatori all'interno e irrompi in una cassaforte per rubare contanti o rifornimenti per le tue attività. Anche sotto questo tweet c'era un piccolo video, vale la stessa cosa di prima. Se siete curiosi, raga, andate a vedere il suo profilo. Mi spiace non poter fare queste cose, ma se andate su Twitter, tranquilli che li troverete. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi eventi. Secondo me questi nuovi eventi sono davvero una figata. Sono davvero super curioso di vedere cosa ci farà fare mamma Rockstar. Immaginate, raga, quando avrà rilasciato tutto, che mole di contenuti che avremo. Io non capisco la gente che si lamenta. Ci si lamenta perché sono solo 6 missioni, ma invece, raga, le missioni nuove sono tantissime. Tra chiamare Dax, i rifornimenti, le 6 missioni trama, tutte le cose che devono arrivare, è un DLC veramente enorme. Non capisco cosa c'è da lamentarsi.
Veniamo al grande assente di questo DLC. Sto parlando del famoso garage a 50 posti. Arriverà, sì, raga, ma nelle prossime settimane. Il garage da 50 posti sarà strutturato su 5 piani, ogni piano terrà 10 veicoli e il suo prezzo è di 2.740.000 dollari. Oltre a essere un garage, potremmo anche andare sul tetto per godersi il panorama. Almeno così è quello che dice Wellbrick nel suo tweet. Vi giuro, raga, che mi ha fatto parecchio incazzare il fatto che non c'era il garage già disponibile, perché io stesso, come tantissimi altri giocatori, ho tutti gli slot appartamenti pieni e anche tutti i garage pieni, e ho dovuto vendermi dei veicoli vecchi per comprare quelli nuovi. Quindi questa cosa che il garage non era subito disponibile mi ha fatto parecchio incazzare, e come me penso tantissimi altri giocatori. Passiamo adesso ai collezionabili dei pupazzi di neve, perché c'è la conferma che ci sarà questi nuovi collezionabili, ma finalmente sappiamo come funziona. Praticamente dovremo distruggere 25 pupazzi di neve per ricevere quest'abito in regalo. Per distruggere pupazzi di neve potete farli come volete, investirli con la macchina, farli esplodere, usate la fantasia. L'importante è che li distruggete. Raga, siamo arrivati alla fine di questo video. Come sempre, fatemi sapere la vostra idea nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate dei contenuti già rilasciati, ma soprattutto di questi contenuti in arrivo. Come avete visto, l'offerta di Rockstar è davvero ricca. Speriamo che non ce la dia col contagocce. Raga, per questo video è tutto, un grazie a tutti del supporto, le live su questo nuovo DLC arriveranno, devo solo un attimo organizzarmi. Un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video, ciao ragazzi!